sento la... Allora, ecco qui ti mangio che hanno fatto purtroppo un hanno debuttato in maniera molto amara. Qui abbiamo Tramontana, giocatore dei Comps, che ci presenta qui ti mangio. Amici, vi presento i ti mangio, una squadra formata alla mia destra da Alberto Valenti, nonché mio compagno di classe, è giocatore estroso. Poi andiamo con Lannino, difensore centrale, di quelli che... Chi è Lannino? Dietro, chiudere, pedalare e ripartire. E urlare soprattutto. Poi abbiamo D'Agostino, il giocatore più talentuoso della squadra. Che oggi ha fatto bene. Oggi ha fatto una prestazione. Gli diamo un 4,5, può fare molto di più. Pieri detto ciuffo newyorkese, vediamo per favore. Eccolo. Un giocatore che, nonostante la bassa prestanza fisica, altezza. È un giocatore che mette impegno, anima ed ha anche una buona tecnica da osservare. Poi abbiamo il portiere Cavallaro. Oggi ha ricevuto un vero e proprio assedio e ha dimostrato. Ha preso tanto di davanti e di dietro. Scalia, che si distingue per essere stato l'unico a segnare. Non lo penso. Oggi ce ne ha salvato abbastanza il nostro portiere. Calvo, non c'è il cognome. Filippo. È un giocatore molto veloce, dal dribbling facile, e bisogna stare attenti quando lo si marca. Sì, però fuma il problema. E credo di aver concluso qui. Una squadra che è venuta all'Interschool a fare. Sì, però ora ti ringrazio per la presentazione, ma facciamo parlare loro che hanno fatto la partita. Forza di mangio! Allora, chi vuole parlare? Chi se la sente di metterci la faccia in questa sconfitta? Lannino, giusto? Purtroppo metto la faccia in questa brutta sconfitta. Vabbè, la metto pure io, dai. Vabbè, comunque è stata la prima sconfitta, la prima giornata. Probabilmente sarà stato questo. Speriamo di vincere la prossima partita. Le facce di merda. Anche perché avevamo il nostro miglior giocatore oggi sotto tono, D'Agostino. Se n'è già andato. Abbiamo avuto un grande portiere, anche se se l'è preso oggi 6 o 7, non lo ricordo. Però gli avversari sono stati bravi, veloci. Bravi nel dribbling. Ma il vostro obiettivo stagionale qual è? Non lo sapete? Noi ieri non so perché erano i playoff. Oggi playoff. Vabbè. Allora, in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Ci vediamo alla prossima. Grazie ragazzi, ciao. No, è intervista. Intervista. Dopo se voi fate domandone. Intervista anche qui per i nuovi Super Santos di Andrea Giuliani. Giuliani è fondato una nuova squadra chiamandola Super Santos. Perché questo nome Super Santos? Perché voleva un nome brasiliano. Proprio ci hai azzeccato. Però più super Santos. E diciamo che questa scelta è stata vincente, possiamo dire. Vabbè, visto che è la prima giornata, la prima vittoria. Fortuna allora. Può essere che non scassi loro fortino. Vabbè, Super Santos bene, che vede comunque sportivo. Il portiere è forte. Sì? Ora ci buttiamo fuori a penna. Appunto, dicevo, questi Super Santos che mostrano tre senatori come Giuliani, Penna, Caruso e Lomeo. Sì. E Lomeo, che, vabbè, Lomeo mezzo comunque senatore. Appunto, mezzo possiamo dire. Ha fatto le comparse la scorsa partita. Beh, allora, possiamo dire che la prima è andata bene, ma il resto del campionato, cosa mi vuoi dire del resto del campionato? Qual è il progetto? Intanto sta a tesco con lente. Ecco. Puoi venire qua? La nostra stella, il quadro, le promesse. C'è uno che... La nostra... Il nostro po'. C'è un nuovo acquisto? Sì, Casares, Casares. Possiamo... Ha fatto il verrà inquadrato sempre, qui. Cavani. Questo è... Edinson Cavani. No, che poi si chiama in verità... Canzoneri. Ma non come Emilio Canzoneri. No, non è il nostro tronista. È parente di Emilio Canzoneri. No, lui è me. Lo zio, addirittura. Lo zio. No, Giulia, appunto, presentami gli altri due acquisti. Allora, che abbiamo Roberto Scaglione, che è un Thiago Silva. Ma tu da fede milanista, allora, non puoi non fede di me. Penna vieni. Oh, Penna, ecco. Penna, stavamo presentando la tua nuova squadra. No, siamo fortissimi. Vuoi Dico, continuare Roberto tu? Roberto Scaglione, presentalo lui. Io non presento. Ma se sia Riccardo per me, quindi boh. L'ha chiamato Riccardo tutta la Chi parte. Te l'ha detto? Abbiamo vinto secondo te. Te l'hanno detto? Quanto? Senza il nostro nome. Ma sei forte, qual è il nostro nome? Su
Super Sound. Qual è promosso? È Lomeo. Guarda Lomeo. Buonasera. Lui è Lomeo. Lomeo che l'anno scorso ha fatto qualche comparsa all'Interscuola. Ma io abbiamo messo Scaglione. Poi io qua leggo un Callara. Ciccio Callara. Ciccio Callara è forte, forte. Un Van Bommel. E poi il canzoniere che abbiamo visto, il Cavani, il vostro della vostra squadra. Allora, non mi hai detto, non mi hai risposto però per quanto riguarda il vostro obiettivo stagionale. Promozione. Playoff. Promozione, che playoff. Salvezza. Ma la Juve, la salvezza. Veniamo da 2 settimi posti consecutivi, shit con. Vabbè, l'anno scorso terz'ultimo. Invece i tuoi ex compagni come Spada, no. Bonica, hanno vinto. Non so se ti interessa. Lui ama Bonica. Taglialo, no, vero, taglialo, se no Bonica lo uccide proprio. Taglialo che non va. Vabbè, comunque, ci sarà, comunque vi affronterete. Sì, ma è l'11 maggio. Si calma gli anni. Quella è l'ultima partita. No, ci sarà un buon rapporto. Un buon rapporto, secondo me. Vinca la sport, Vabbè. Comunque in campo oggi andava piuttosto bene, visto il risultato 6-1, possono dire una vittoria facile. 1-0, una super rimonta. Per colpa di Giuliani, ovviamente, che fa 4-1 in piazza. Ma l'editoriale lo fate l'editoriale. Non c'è più l'editoriale, ci sarà solamente la. Ma come volevo leggere i nomi di Giuliani? L'editoriale è bellissimo. C'è la top 11. Ma sono top 11. E tra l'altro la novità di quest'anno sono i best goal. Però non ho aperto Scagliare. Levate il best goal. Eliminate l'editoriale per mettere il best goal. Vabbè, quindi Roberto non lo mettono come best goal quello di Roberto. Non lo mettono. La cosa bella è che il gol che abbiamo messo è preso per colpa mia. Metteranno come best goal le minchiate di Giuliani. Le minchiate di Giuliani. Mi sono pissato. Va bene, allora speriamo che questi Super Santos non si sgonfino, diciamo. Aspettiamo il domandone. Grazie. Il domandone. Ora arriviamo. E allora finiamo l'intervista e passiamo al domandone ai Super Santos. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao.